Antonio da San Gallo il Giovane, vero nome Antonio Cordini, è stato un architetto italiano, attivo durante il Rinascimento e il Manierismo. Membro di una numerosa e illustre famiglia di costruttori, egli apprende nella bottega di famiglia a Firenze le nozioni di falegnameria e carpenteria. Nel 1503, a 19 anni, si reca a Roma, dove, dopo 4 anni di tirocinio nella bottega di Bramante, diventa suo aiutante. Fin dai primi lavori autonomi, risalenti al 1513, egli dimostra di voler procedere per un'altra personalissima strada, alla ricerca di un linguaggio consono al suo pragmatismo progettuale. Stringendo un sodalizio destinato a grande fortuna, il cardinale Alessandro Farnese gli affida la ristrutturazione della Rocca di Capodimonte, sul lago di Bolsena, e la progettazione della residenza familiare cittadina, che lo impegna fino alla morte. Alla morte del Bramante, dal 1516 fu coadiutore di Raffaello al cantiere della Basilica di San Pietro, succedendo allo zio Giuliano, che aveva occupato lo stesso ruolo e che era tornato a Firenze. Nel 1520, alla morte di Raffaello, fu nominato primo architetto della fabbrica, con coadiutore Baldassarre Peruzzi, e nel 1536 fu nominato da Papa Paolo III architetto di tutte le fabbriche pontificie. Quindi alla fine degli anni 30, morti Bramante, Raffaello e Peruzzi, e allontanatisi da Roma molti artisti come Serlio, Sansovino, San Michele, Giulio Romano, San Gallo, si ritrovò protagonista assoluto dell'architettura romana, monopolizzando le committenze più prestigiose, a capo di una bottega molto ben organizzata, o addirittura di una setta, come Michelangelo i contemporanei definirono gli artisti e i tecnici del suo seguito. Le esperienze maturate nell'arco della sua lunga attività si trovano riassunte nel Palazzo Farnese, il vero capolavoro di Antonio da San Gallo il Giovane. I lavori, iniziati nel 1514, si interruppero in seguito al sacco di Roma, nel 1527, e furono ripresi nel 1541, dopo l'ascesa al papato del cardinal Farnese, con modifiche al progetto originario e ad opera dello stesso San Gallo, tra le quali anche la piazza antistante. Dopo la morte di San Gallo nel 1546, i lavori proseguirono sotto la direzione di Michelangelo. A lui sembra doversi il cornicione che delimita superiormente la facciata, il balcone sopra il portale centrale con il grande stemma e il completamento di gran parte del cortile interno. L'edificio è emblematico perché rispetta quello che era il modello preferito da Antonio, ossia realizzare, per quanto riguarda gli edifici civili, una successione continua di finestre, di avere il bugnato solo per sottolineare gli angoli, grandi cornici ed infine un ampio bugnato a segnare l'accesso centrale. Palazzo Farnese diventa il modello per eccellenza del palazzo rinascimentale italiano, perché è facilmente ripetibile e riproducibile in tante situazioni diverse. È un modello flessibile, adattabile in diverse città. Iniziò la costruzione di San Pietro dal 1520 in poi, subentrando a Raffaello. Predispose un grandioso progetto che abbandonava definitivamente, come già previsto da Raffaello, la pianta centrale bramantesca. Il progetto era una sintesi tra la soluzione a pianta centrale di Bramante e la croce latina di Raffaello. All'impianto centrale si innestava infatti una navata con cupole che si concludeva in una larga facciata, affiancata da due altissime torri campanarie. Durante il periodo dal 1538 al 1546, in cui fu responsabile del cantiere, Antonio da San Gallo coprì la volta del braccio orientale, cominciò le fondazioni del braccio nord, rinforzò i pilastri della cupola, murando le nicchie previste da Bramante, e rialzò la quota di progetto del pavimento, creando così le condizioni per la realizzazione delle grotte vaticane. Studia le dimensioni della cupola, che riprende nel profilo Santa Maria del Fiore e nella costruzione il Pantheon, quindi unisce i due modelli romano e fiorentino. All'esterno propone dei prospetti, non caratterizzati da un ordine gigante, ma scanditi da più livelli, che rispecchiano la disposizione interna della gerarchia di altezze. San Gallo ricerca una logica progettuale precisa, rifiuta qualsiasi trasgressione del canone. Alla soluzione finale aggiunge un ingresso dilatato, che va a formare quasi una sorta di navata contratta. Non è uno spazio centrico, ma neanche una vera e propria pianta longitudinale. Di questo progetto realizza anche un modello ligneo, che
che è conformato in tutti i dettagli, una chiesa in miniatura in scala 1 a 29, tutto era conservato in Vaticano.